Allora, adesso sono le due, quindi possiamo ufficialmente iniziare. Siamo, vedo, una novantina, quindi un'ottima adesione, visto che avevamo circa 120 adesioni e vedo che continua ad arrivare altra gente. Il motivo per cui oggi iniziamo su questo tema è perché secondo noi la priorità che c'è adesso è quella di pensare a come far ripartire il sistema economico e per fare questo è necessario anche seguire l'esempio di paesi che sono passati attraverso questa grave calamità prima di noi e sono riusciti in molti casi a gestirla meglio di noi perché sono partiti subito con un approccio più razionale in cui anche la tecnologia ha avuto un ruolo centrale. Io sono convinto personalmente che anche in Italia, se vogliamo ripartire rapidamente entro un paio di settimane, dovremo mettere in campo anche gli strumenti che ancora abbiamo lasciato un pochino nel cassetto. Di questi strumenti, forse le persone più autorevoli per poterne parlare sono proprio Carlo Alberto Carnevale Maffè, che ringrazio, amico da ormai anni, da lunga data, docente alla Bocconi, ma anche imprenditore e studioso di rapporto fra tecnologia e organizzazione e business, e Alfonso Fuzzetta, professore del Politecnico di Milano, nonché presidente e amministratore delegato di Cefriel, che è il think tank del Politecnico del digitale, sulla tecnologia digitale, che ha già gestito operativamente molte iniziative a livello sistemico anche ai tempi del Expo 2015, ma che in questo momento entrambi i nostri relatori sono protagonisti del think tank del governo che focalizza proprio l'attenzione sull'uso della tecnologia nella gestione dell'emergenza. Gestione sia da un punto di vista sanitario, quindi riduzione del rischio e gestione degli aspetti più prettamente sociali, ma anche la gestione del riavvio della macchina economica del paese. La scaletta di oggi prevede due fasi, una prima gestita da Alfonso Fuzzetta, che ringrazio moltissimo di nuovo per la disponibilità, in cui verremo introdotti al potenziale della tecnologia, come la tecnologia può aiutarci a essere più efficaci, molto più efficaci come sono stati finora nella gestione delle diverse problematiche del rischio. Vedremo, il tema della giornata di oggi è un passaporto digitale che è un'applicazione, ma vedremo, Alfonso ci terrà a capire come in realtà la piattaforma tecnologica è una piattaforma con potenziale molto più ampio e può aiutarci a fare tante cose al di là del passaporto digitale. Poi invece passeremo parola a Carlo Alberto, che ci racconterà degli impatti più strategico-organizzativi e di cosa aspettarci nel post-lockdown e come la tecnologia può velocizzare i processi di cui parleremo. Io ho già parlato anche troppo, ho rubato 3 o 4 minuti, lascio quindi ad Alfonso la parola e ascolto anch'io con molto interesse. Grazie ancora. Bene, grazie a tutti. Vi rubo un po' di minuti per raccontarvi alcune cose riguardo a questa brutta malattia dal punto di vista tecnologico. Io non sono un epidemiologo, non sono ovviamente un sanitario e quindi insieme a Carlo Alberto abbiamo studiato questa cosa, però ve le racconterò le varie osservazioni o i vari contributi dal punto di vista di un tecnologo. È però necessario fare una piccola premessa che spero di non riempire di errori, su qual è la natura di questa malattia, perché sennò alcune cose non si capiscono. È una malattia particolarmente insidiosa. Perché? Perché in realtà il 30% delle persone se la piglia e non se ne accorge neanche. Adesso c'ho qui davanti una chart, ma una di quelle che vedete sui giornali ce ne sono tante. C'è un altro 50 e passa per cento di persone che hanno dei sintomi molto lievi. Poi c'è un 10% di persone che deve essere ospitalizzata e un 5% che finisce in terapia intensiva. E di questi, purtroppo, una metà, quindi un 2,5% delle persone, insomma, può avere degli esiti particolarmente nefasti, cioè morire.
Però nella gran parte dei casi ciò che accade alle persone sono sintomi o inesistenti o addirittura o leggeri o addirittura inesistenti. Perché è particolarmente fetente, se possiamo dire? Perché è contagiosa per un lungo periodo di tempo o per parecchio tempo e soprattutto anche quando, almeno in fasi in cui non ci sono dei sintomi evidenti. Quindi si trasmette in maniera insidiosa. Adesso io non aggiungo altro perché appunto non sono un epidemiologo e non voglio andare a toccare temi che non mi riguardano. Però insomma il punto qual è? Che questa malattia si diffonde in maniera veloce, molto veloce, anche se non è particolarmente grave in molti casi, porta a una diffusione estremamente rapida del contagio. E il rischio qual è? E quello che abbiamo visto in questi giorni è che per poter gestire i casi gravi, su grandi numeri, arriviamo alla saturazione e all'esplosione dei problemi nel nostro sistema sanitario, nei sistemi sanitari, perché quella cosa sta accadendo in giro per il mondo. E quindi sono queste caratteristiche che io in maniera grezza, imprecisa, assolutamente informale ho ricordato, che trovate in realtà descritte su tutti i giornali, che la rendono così insidiosa. Come si fa a gestire questa cosa? Di fatto ci sono vari modi di approcciarla, lo leggete anche sui giornali, io leggevo stamattina che la Svezia più o meno fa finta di niente, o perlomeno non è proprio così, cioè non hanno avuto misure così drastiche come le nostre, perché hanno una grandissima disciplina sociale. Se leggete poi gli articoli che descrivono cosa succede in Svezia, c'è una grandissima, per esempio, i nipoti non vanno a trovare i nonni. No, uno dei grandi motivi di diffusione del virus nel nostro paese è che c'è una grandissima quantità di persone o di famiglie nelle quali convivono giovani e anziani. I giovani sono meno sensibili o comunque non sviluppano la malattia in maniera così critica, però sono portatori e quindi contagiano gli anziani che invece sono molto più ovviamente fragili e esposti ai rischi della malattia. In Svezia hanno sostanzialmente una serie di modi di gestire il loro rapporto con questa infezione particolarmente evoluti dal punto di vista sociale e quindi hanno deciso che non fanno nulla. In altri paesi invece, quasi tutti, alla fine si è visto che soprattutto in una fase iniziale, c'è un bell'articolo che descrive questo fenomeno, The Hammer and the Dance, in una fase iniziale dove bisogna flatten the curve, cioè limitare il numero di contagi per non saturare le strutture sanitarie, in questa prima fase l'unica o la più significativa misura è quella del distanziamento sociale, cioè quella che stiamo vivendo in questo periodo. Tutti così in casa, cerchiamo di uscire il meno possibile, nessun raggruppamento di persone, nessuna attività diciamo, che prevede socialità e che non sia necessaria. In questo modo si limita il contagio. Passati quelle 2, 3, 4, 5 settimane si spera che il numero di persone... Pronto? Pronto? Ti sentiamo bene. Ok, scusate, vedevo l'immagine frizzata. Il numero di persone infette diminuisca e quindi si riporti la situazione da uno stato di estrema emergenza come quella che stiamo vivendo a uno stato che sia più facilmente gestibile da parte delle autorità sanitarie. Il problema qual è? Dov'è che entrano in gioco le tecnologie? Il problema è che non è che abbattuta la curva dei contagi come si sta vedendo in questo periodo anche in Cina e Hong Kong, il problema è risolto. Fin quando non c'è un vaccino ci possono essere nuove ondate di contagio. Proprio in queste ore si dice che in Cina, nel Hubei, ci sia adesso necessità di fare un nuovo lockdown. Perché stanno tornando nuove infezioni, o perché erano rimaste latenti, o perché ci sono dei visitatori dall'esterno. Cioè, fin quando non c'è un vaccino, oppure una cura che sia particolarmente efficace e veloce, è disponibile, fin tanto che non c'è una cura di questo tipo,
c'è il problema che abbattute sì il numero di contagi, ne bastano pochi, ci sono degli articoli che dicono che ne bastano pochi, il rischio di far rinascere nuovi focolai di infezione è alto. Quindi che si fa? Che è esattamente un po' la domanda che ci stiamo ponendo in questi giorni, cioè vabbè, adesso siamo tutti chiusi in casa, diciamo che per la fine di aprile magari questa fase acuta speriamo sia sotto controllo, cioè il numero dei contagi, il numero delle persone in ospedale, in terapia intensiva diminuisca in maniera significativa. E poi che si fa? Torniamo fuori e ricominciamo tutto da capo? Se torniamo fuori e appena appena sono rimasti, come presumibilmente sarà, o ancora delle persone infette, ci sono degli infetti di ritorno da altre zone altre zone geografiche, no? Appena appena ricominciamo a viaggiare o riaprire i canali di comunicazione, il tema si ripresenta. Allora, una delle il modo secondo il quale la World Health Organization dice di trattare questo tipo di infezioni è rappresentato da 3T. Trace, test, treat. Cioè bisogna sostanzialmente passare a quello che in quell'articolo appunto che citavo è il dance. Cioè anziché fare delle misure estremamente draconiane, di forza, tutti in casa, non si esce, bisogna avere delle misure molto più mirate, molto più veloci, rapide e tempestive, che vanno immediatamente a cogliere quelli che sono dei possibili focolai o dei luoghi dove il virus si ripresenta attraverso infezioni e in questo modo trattarle nel più breve tempo possibile in maniera da limitarne l'effetto senza che questo vada a ripercuotersi sul resto della popolazione. Questo si può fare quando appunto si è passata la fase del hammer, quindi abbiamo ridotto la curva dei contagi in maniera significativa ed è, se vogliamo, la risposta che si dovrebbe dare, si deve dare per uscire dalla fase del lockdown, se no noi resteremo bloccati in casa, vita naturale durante, o comunque fino a quando non c'è un altro fattore che ci permette di uscire da questa situazione di confinamento. Allora, questo approccio è stato usato in diversi paesi, in particolare in Corea, con delle varianti, con diversi modi di interpretare sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico questa triade, treat, test, and trace and test, and treat. Però diciamo ci sono alcuni elementi comuni. Un elemento comune è andare a testare in maniera selettiva e veloce tutte le situazioni critiche in maniera da identificare subito le possibili persone contagiate. Adesso ho visto quante polemiche ci sono sul fatto che non sono stati fatti i tamponi negli ospedali, c'è tutto un tema legato a come si fa il test, c'è tutto un tema legato a come si fa il treat, quindi come si gestiscono queste persone. Per esempio, i paesi orientali hanno usato moltissimo le cosiddette fever clinics, che sono sostanzialmente quello che adesso stanno facendo all'Hotel Michelangelo a Milano, prendere un palazzo e fuori dall'ospedale e dedicarlo per esempio al trattamento o delle persone che sono guarite, che sono ancora in quarantena, o quelle persone che devono andare in quarantena, comunque isolare le persone dalle famiglie, perché per esempio una delle cose che sempre è successo in Italia è che i luoghi dove ci siamo infettati in maniera incontrollata sono stati da un lato gli ospedali e dall'altro le famiglie, dove appunto i giovani stavano insieme ai nonni, o le case di riposo, dove appunto il virus si è diffuso in maniera velocissima. Quindi ci sono tutte le cose che hanno a che fare con il test, col treat, e c'è anche un capitolo, e arriviamo alle cose nostre, che riguarda il trace, cioè come faccio a scoprire il più velocemente possibile quali sono le persone che potenzialmente, che considero potenzialmente infette e che quindi devo cercare o di isolare o di testare a mia volta per essere sicuri che lo siano o non lo siano, e che comunque vengono messe sotto controllo e sotto osservazione per evitare che abbiano rapporti sociali attraverso i quali il virus si continua a diffondere. Come si fa questo trace? Allora, sostanzialmente oggi, tra l'altro molte polemiche che si fanno, Carlo Alberto poi magari vi farà vedere una scheda che lui ha trovato sul sito credo del World Health Organization, ma oggi già si fa il trace, lo si fa manuale.
Cioè, quando una persona viene rilevata, viene vista, viene diciamo, trovata infetta, positiva, le autorità sanitarie lo intervistano e gli chiedono dove sei stato, cosa hai fatto, chi hai visto. Non so se vi ricordate all'inizio si diceva che stavano cercando il paziente zero, perché cercando di capire chi è dal paziente 1, che peraltro, poveretto, era in terapia intensiva, chi altri avesse incontrato, no? O lui chi, da chi potrebbe essere stato infettato in funzione dei contatti della sua storia personale. Oggi questo viene già fatto, viene fatto in tutte le malattie infettive, e viene fatto a mano, ci sono dei moduli che vengono compilati, se ricordo bene, poi Carlo Alberto mi correggerà, mi pare che ci vogliono parecchie ore per seguire a mano tutti i possibili contatti, comunque una quantità di tempo significativa, che oltre a essere time consuming, perché ci vuole qualcuno che si mette lì e fa, quindi diciamo poco efficiente, è anche estremamente dannosa dal punto di vista del contenimento della malattia, perché noi dovremmo in realtà, viste le caratteristiche di questo virus, intervenire il più presto possibile per isolare i potenziali contagiati. Quindi il trace manuale, che peraltro già si fa, costa un sacco di tempo, costa un sacco di lavoro, e essendo time consuming introduce un delay nel potenziale processo di alerting delle persone contagiate che non è compatibile o è comunque insufficiente rispetto alle caratteristiche epidemiologiche di questa brutta bestia con cui abbiamo a che fare. E allora che cosa si sono inventati? Niente di sconvolgente, cose che tra l'altro in altri settori del mercato già si fanno o si facevano, diciamo, nei paesi asiatici, soprattutto all'inizio, perché lì si è rilevato, insomma, hanno avuto per primi il problema, hanno sostanzialmente messo a punto dei sistemi che tracciano i movimenti e quindi i contatti delle persone, e permettono quindi di ricostruire quella che è la catena del contagio, con tutte le approssimazioni del caso, però insomma con tutti i limiti che ci possono essere, però avere queste catene del contagio, Carlo Alberto penso vi farà vedere poi un diagramma che hanno sviluppato al centro di, diciamo, i ricercatori di Oxford, dove si vede che sopra una certa soglia, anche senza avere il 100% di tutti i possibili tracciature, di tutte le possibili tracciature e contatti, sopra una certa soglia, riuscire ad avere in maniera veloce con la tecnologia questo tipo di tracciature e di contatti tra le persone permette di intervenire in maniera molto significativa per la riduzione sui processi di diffusione del contagio, quindi la riduzione del contagio, e quindi ci porta al tema che poi sentirete discusso bene da Carlo Alberto su come si fa a riaprire il paese permettendo in forma controllata ma non così bloccata come oggi uno svolgimento delle nostre attività sociali. Come funziona tecnicamente il tracciamento? Beh, prima di tutto quali sono gli strumenti che si usano? Beh, ovviamente i cellulari, e in alcuni casi si usano anche altri dispositivi wireless. Il punto qual è? Devo essere in grado di rilevare delle informazioni che mi dicono in un certo momento, in una certa ora, in un certo istante, chi ho incontrato. E quindi costruire di conseguenza la catena degli incontri e dei possibili contagi. Per fare questo ci sono, da un punto di vista concettuale, due possibili approcci e di conseguenza una serie di tecnologie che vengono utilizzate. Il primo tipo di approccio è cerco di rilevare la posizione assoluta nel tempo di una persona. Quindi uso tipicamente GPS piuttosto che altri tipi anche di antenne, posso fare vari tipi di triangolazioni e così via. Comunque sia, cerco di fare un po', di costruire un trail dei movimenti e delle posizioni di una persona nello spazio assoluto che mi permettono di capire dove è stato, in quale momento. Se per ogni persona ho questo trail, posso incrociare i trail di diverse persone e quindi vedere se si sono incrociati per una quantità di tempo che consideriamo essere rischiosa.
Secondo tipo di approccio, invece, non si basa sulla posizione assoluta, ma va a vedere quali sono stati i contatti, le pairwise contacts. E si utilizzano, per esempio, adesso se ne parla molto sui giornali, tipicamente si usa Bluetooth. Quello che succede è che i dispositivi Bluetooth possono entrare in contatto quando sono abbastanza vicini e in questo modo io posso rilevare le coppie. Io ho incontrato una persona che aveva un cellulare che era a meno di 2 metri, a 3 metri da me. Quindi in questo caso non guardo il percorso, le posizioni assolute nello spazio e nel tempo, ma guardo nel tempo le coppie, gli incontri. In realtà poi una cosa non esclude l'altra, si possono combinare. Da un punto di vista tecnico ci sono tutta una serie di considerazioni da fare. Il GPS non è precisissimo, però lo si può incrociare con altre cose. Per esempio alcuni lo incrociano con triangolazioni sull'antenna del cellulare piuttosto che le reti Wi-Fi. Oppure prendono appunto la posizione assoluta, lo incrociano con i Bluetooth e fanno tutta un'altra serie o diciamo, altri tipi di segnali presenti nell'ambiente per ricostruire in maniera più precisa l'informazione. Il Bluetooth, andando a misurare i rapporti, i contatti possibili o le vicinanze nello spazio a qualche metro, permette di avere delle misure un po' più precise. Cioè so che nel giro di 2 metri c'è stato Tizio Caio o il cellulare, il device A, B, C o D. Adesso, per esempio, il quadro europeo che proprio in queste ore è stato proposto usa Bluetooth. Altre applicazioni in giro, non so, SafePath usa Bluetooth. Però molte mantengono anche la possibilità di usare GPS. Perché? Perché ottieni informazioni diverse e le puoi usare in maniera diversa. Quindi, da un punto di vista tecnico... Alfonso, è possibile usare entrambe? Sì, sì. Per cui, appunto, non è esclusiva una o l'altra. Sì. Allora, quali sono gli impatti? Gli impatti sono, dal punto di vista privacy, Bluetooth forse è meno invasivo, dipende poi da come sono costruite all'interno dell'applicazione, no? Perché poi, cioè, se l'applicazione traccia la posizione tramite GPS e poi manda le coppie e metti in chiaro qual è il nome del device dall'altra parte, comunque sono invasivo. Però Bluetooth è meno invasivo perché di fatto... non usa necessariamente la posizione assoluta. Se poi è costruito bene, permette di nascondere le informazioni sul device, quindi molti sistemi, tipo per esempio SafePath dell'MIT, questo qui nuovo europeo, usando questa tecnologia e costruendo il processo di tracciamento in maniera opportuna, permettono di essere ragionevolmente conservativi dal punto di vista della protezione della privacy. Chiaro che usando queste stesse tecnologie e per di più magari usando il GPS in combinazione posso essere molto più invasivo. Quindi ci sono dal punto di vista tecnico e organizzativo, dal punto di vista del processo di raccolta, questi trade-off. Quali tecnologie usare? Puntare a un tracciamento assoluto piuttosto che alle coppie o una combinazione delle due? E come questi dati vengono raccolti e poi distribuiti per tener conto dei problemi di privacy e di confidenzialità, di riservatezza. Una volta che ho trovato comunque, una volta che o attraverso le coppie o attraverso i trail ho ricostruito i percorsi e i movimenti delle persone, posso effettuare quella che è la vera e propria attività di tracciatura. Cioè posso vedere nel momento in cui scopro che una persona è positiva, posso andare a vedere tutta la storia dei suoi contatti per alcuni giorni nel passato, ovviamente, perché poi se no, se si va fuori dal periodo di quarantena, a quel punto o quell'altro è diventato positivo anche lui, oppure non lo è più e quindi non serve. Diciamo, andando a guardare la storia del passato per un po' di giorni, posso identificare quelle persone che sono a rischio perché potrebbero loro stessi diventare positivi. Quindi quello che succede è che queste applicazioni, questi sistemi, in modi più o meno automatici, allertano innanzitutto le persone che potrebbero essere state esposte all'infezione e chiedono loro di attivare dei meccanismi di autotutela, per esempio isolarsi piuttosto che contattare il medico e così via. A seconda del livello di privacy che si vuole garantire,
Questo può fermarsi semplicemente a una notification verso la persona interessata, oppure può diventare anche una segnalazione alle autorità sanitarie e quindi innescare dei processi di contatto nei confronti della persona a rischio, di indicazioni di tipo sanitario che permettano di gestire questa situazione critica. Quindi sostanzialmente la tracciatura che serve? Serve a vedere in maniera veloce, a fare in maniera veloce quello che oggi l'infermiere fa sulla carta, mettendoci qualche ora, e con tutte le dimenticanze, le approssimazioni o le imprecisioni che sono conseguenti dal fatto che uno magari non si ricorda, al di là del fatto che può essere più o meno reticente, non posso dire che ero dall'amante, ma molte volte uno non si ricorda tutte le persone che ha visto, tutte quelle che ha incontrato, dove è stato in qualunque degli ultimi giorni in maniera puntuale e precisa. Ecco, un sistema di tracciatura di questo tipo permette di avere istantaneamente informazioni più precise possibile a seconda degli approcci usati della storia dei movimenti della persona e incrociando le storie delle diverse persone magari con anche altre informazioni, è possibile a questo punto identificare chi sono le persone a rischio. Quali sono le problematiche? Ci sono problematiche tecniche, perché insomma, bisogna capire quanto è preciso il meccanismo di rilevazione. Pensate, se sono un palazzo di 15 piani e GPS mi dice mi dà soltanto le coordinate, ma io sono a piano terra e quello che ha preso il coronavirus è al 15°, cosa do? Allarme o non allarme? Quindi è ovvio che ci sono dei problemi, è per questo che per esempio un Bluetooth può essere utile, perché me lo vedo passare di fianco, il GPS magari mi dice che le coordinate sono le stesse, ma non ci siamo manco visti, manco incrociati. Quindi c'è un problema di precisione dal punto di vista tecnico, cioè io devo sapere con la massima precisione possibile effettivamente chi è passato di fianco a me a 2 o 3 metri, a 2 metri, a meno di 2 metri, insomma, 1,82 dicono sia la distanza critica, o comunque a una distanza ritenuta critica per un sufficiente lasso di tempo. Quindi siamo stati insieme per X minuti, a meno di 2 metri, in una riunione, insieme, in uno scompartimento di un treno, ovunque ci è capitato di incrociarci. Quindi c'è un problema tecnico di precisione. Ci sono dei problemi di privacy, cioè come gestiamo queste informazioni, chi vede cosa, e quali automatismi sono innescati da questo tipo di interazione. E quindi soprattutto poi c'è un problema di come il sistema sanitario a valle si organizza per gestire questo tipo di processo, perché se ci fosse soltanto l'app mi dice che sono potenzialmente contagiato e poi non c'è un processo dietro che si prende cura di fare follow up su queste segnalazioni, ovviamente non serve a niente. Quindi il tema che si sta affrontando in questo momento è, nei paesi occidentali, che tipo di tecnologia usiamo, come la usiamo, all'interno di quale sistema. Chi sui giornali dice che basta l'app e accusa quelli che vogliono tracciare di banalizzare tutto, in realtà non ha letto niente di questo. Qualunque articolo leggiate che parla di questi sistemi di tracciamento spiega molto bene che è un sistema. C'è la parte tecnologica, c'è la parte organizzativa, c'è la parte epidemiologica e vanno tutte sviluppate in maniera armonica al fine di costruire un sistema che effettivamente funzioni. Insomma, è un dato di fatto che adesso poi penso che ci vorranno mesi e anni per studiare quello che è successo in questa epidemia. Però è un fatto che in Corea la curva dei contagi è molto contenuta, perché hanno subito isolato i focolai, può essere, perché i coreani sono particolarmente diligenti e quindi seguono alla lettera tutte le indicazioni delle autorità sanitarie, sicuro. È 100% dovuto al tracciamento? Forse no. Però insomma è l'insieme di tutte queste iniziative che ha permesso, as a matter of fact, come dicono gli inglesi, è un dato di fatto, di tenere sotto controllo in una maniera molto più efficace la diffusione del contagio, senza arrivare al lockdown così rigido e dannoso che stiamo vivendo in questo periodo. Allora,
associato a questo tipo di infrastruttura tecnologica, è chiaro che si possono poi montare una marea di servizi. Adesso credo che Carlo Alberto vi parlerà dell'idea del passport. Uno può dire, se io so che tu non sei mai stato esposto in situazioni a rischio, ti do dei permessi di movimento maggiori. Quindi potremmo sostituire quel foglio di carta che ci usiamo, che non vuol dire niente, con delle informazioni molto più ricche, così come se integrassimo nella nostra rete territoriale raccolte di informazioni, per esempio, sulle temperature, piuttosto che sull'accesso ai servizi pubblici da parte delle persone, è chiaro che avremmo una base di informazioni, di dati, per raffinare e precisare gli algoritmi e le euristiche di identificazione dei potenziali contatti. È chiaro che lì si gioca una partita grossa. Alla fine la tecnologia ti dà gli elementi di base, poi bisogna mettere da qualche parte l'intelligenza che dice in questo contesto c'è un potenziale rischio di contagio. E lì non c'è nulla di automatico. Dobbiamo capire bene e probabilmente continuamente migliorare nel corso del tempo quelle che sono le euristiche che usiamo nei nostri sistemi digitali per sollevare o non sollevare la bandierina rossa, attenzione, potenziale rischio. Comunque, queste sono l'insieme delle tecnologie che oggi ci sono. Ci sono alcuni aspetti particolarmente interessanti. In questi giorni, studiando un po' tutti i sistemi disponibili in giro, Carlo Alberto ha fatto il tecnologo, io invece mi sono occupato di questioni più organizzative, perché giustamente ognuno deve fare il suo mestiere. Allora, Carlo Alberto mi ha spiegato per bene come funziona Android e iOS, e io non lo sapevo, ingegnere elettronico, e mi hanno spiegato, perché giustamente chi sviluppa queste applicazioni ha visto che Android e iOS hanno dei comportamenti diversi, dei modi diversi di gestire il Bluetooth. E quindi hanno, chi sviluppa applicazioni su Android ha delle libertà maggiori a chi sviluppa le applicazioni su iOS, quindi tutti questi sistemi di tracciamento su iOS e su Android funzionano in maniera differente. Quindi ci sono anche dei problemi tecnici abbastanza di dettaglio che chi ha fatto, chi sta facendo queste applicazioni deve affrontare proprio per caratteristiche intrinseche dei device. Ma in ogni caso, in un processo che in questo momento è soprattutto di learning, perché anche i coreani, cioè, sono dentro questa storia da 2 mesi, non da 2 anni, neanche da 20 anni, quindi anche loro stanno imparando e vedendo quel che succede, sono 2 mesi più avanti di noi, sono stati molto più disciplinati, molto più decisi, però insomma loro stessi credo che stiano imparando continuamente, i cinesi stanno imparando anche loro, adesso stanno vedendo che arriva la seconda botta, la potenziale seconda ondata. Il tema qual è? Dobbiamo mettere in campo tutte le armi che dal punto di vista organizzativo, sanitario, epidemiologico e tecnologico possiamo dispiegare al fine di controllare e incanalare la gestione di questa maledetta malattia per non essere semplicemente vittime. Cioè, se noi dovessimo restare in attesa semplicemente del vaccino o della cura, probabilmente dovremmo stare altri 6 mesi, 8 mesi, 1 anno nella situazione di oggi, e questo non è gestibile. Quindi questa famosa discussione che si sta facendo in queste ore su riapriamo o non riapriamo è una discussione per certi versi futile. È ovvio che dobbiamo riaprire, perché sennò andiamo, la società crolla. Ma in che tempi? Il problema è in che tempi e soprattutto in che modo. Certo. Cioè, non è che possiamo riaprire per essere nella stessa situazione dopo 15 giorni. Dobbiamo definire tutta una serie di procedure che ci permettano di uscire da questa situazione. Ci saranno sicuramente, probabilmente, procedure legate all'igiene personale. Prima o poi dovremmo avere queste maledette mascherine, perché è ovvio che dovremmo uscire con le mascherine, piuttosto che lavarci le mani 80 volte al giorno ovunque andiamo. La tecnologia può aiutarci a identificare nella maniera più precisa possibile e più veloce possibile le persone che sono state potenzialmente esposte al contagio, così da intervenire in maniera chirurgica e puntuale e tagliare le gambe a questo maledetto virus che altrimenti si muove così velocemente. Questa è la filosofia che c'è dietro a queste tecnologie. Le tecnologie per certi versi non sono nulla di stratosferico, nel senso, per esempio, che nel marketing si usano
ci sono tecniche di geofencing che già utilizzavano questo tipo di tecnologie, quindi non c'è una rocket science che è stata sviluppata ad hoc per questo bisogno. È l'applicazione mirata, intelligente e diciamo, focalizzata di tecnologie già esistenti per rispondere a quella precisa domanda: come faccio a identificare il prima possibile coloro che sono stati infettati da un paziente positivo? Ecco, ti faccio Io un paio di parlerei. domande che stanno arrivando numerose, poi le troverai Sì. comunque nella chat se qualcuno vuoi rispondere privatamente con più calma. Tecniche, Sì. Bluetooth, chi tiene spento il Bluetooth in questo modo non sarebbe identificabile oppure è anche passiva la tecnologia, quindi usa qualcosa tipo dei transponder per identificare. Altra No, ci sono. domanda, perché non copiamo semplicemente uno a uno la tecnologia disponibile in Corea senza ricostruirla da zero? Ma Altra nessuno sta domanda. Ok, ricostruendo. Aspetta, fammi rispondere una per la volta. ok. Allora, sul Bluetooth, questo io penso che ci sono due tipi di risposta. Quella tecnica, devo dire la verità, non sono espertissimo di short range communication, non voglio dire cose imprecise. È chiaro che, come vi dirà Carlo Alberto, ci devono essere dei meccanismi di nudging e di trade-off, per cui la gente dovrà avere convenienza a tenerlo aperto. Peraltro non serve che il 100% delle persone lo tengano aperto, serve una quantità ragionevolmente alta. Per cui, diciamo, non credo che quello sia. O perlomeno affrontato il tema dal punto di vista organizzativo e di nudging e di coinvolgimento delle persone, credo che il tema tecnico sia meno rilevante. Per quanto riguarda il copiare o non copiare, credo che oggi, a parte che siamo andati a vedere, abbiamo fatto anche qualche phone conference, io e Carlo Alberto, con alcune di queste realtà. Non è che hanno fatto delle robe proprio, come dire, mizze, che questi hanno inventato lo shuttle al tempo del cavallo di Troia, ecco, no. Non sono delle robe ipercomplicate. Peraltro stanno emergendo delle, appunto, come il framework europeo, delle iniziative che mettono a fattor comune i codici. L'MIT, il SafePath, l'ha reso disponibile in open source, se non sbaglio. Quello di Singapore non l'ho mica ben capito perché l'hanno detto che era disponibile, però poi mica si è visto ancora bene. Mi sembra che forse ieri o oggi l'abbiano rilasciato effettivamente. Però non è, capito, non sono miliardi di linee di codice, quindi nessuno ha voglia di rifarle. Se ci sono già pronte, felicissimi. C'è qualcuno che in 20 giorni qualcosa ha messo in piedi, in un mese ha messo in piedi. Quindi credo che il tema, più che dire non rifacciamole, sia usiamo bene le esperienze degli altri, cioè se qualcuno l'ha già fatta e ha già visto quali sono i problemi tecnici, come conviene tarare il sistema di raccolta dati, quali tipi di accorgimento avere, usiamo questo know-how. Non è tanto, credo, appunto, l'uso del codice, lo stanno facendo tutti, insomma. Se non è quello il Nessuna voglia di rifare del codice se esiste già. Io credo che la cosa più importante sia quali sono le euristiche. Io ho letto un articolo, per esempio, su Singapore che dice che io spero che non sia, non lo so, adesso c'è Carlo Alberto che c'è un'altra figura con dei numeri diversi, però Singapore dice che la situazione di rischio se stai per almeno 30 minuti a meno di 2 metri. Secondo me 30 minuti sono troppe. sì, sono Però io non troppi. sono un epidemiologo, quindi io non lo so, io gli metto dentro due parametri e poi però qualcuno dovrà dire quali sono i parametri per cui if, then, alert. E tuttavia questo. altre due domande legate proprio anche al discorso dati. Una domanda è: se devo tracciare i 15 giorni precedenti, questo vuol dire che comunque sono in grado di ricostruirli oppure comincia dal momento in cui io sono attenzionato alla raccolta dati e solo dopo 15 giorni si saprà qualcosa? Legato a questo, sicurezza informatica, questi dati dove risiedono? Come sono protetti? Al di là del discorso privacy, che è un altro tema invece che riguarda l'aspetto burocratico, che è un altro grande fronte di cui forse parla Carlo Alberto dopo. Ma dunque, allora se il punto è che quando inizieremo a usarle, inizierà a tracciare, a parte i transitori iniziali dei primi giorni, sta roba va avanti per mesi e mesi, non è che scompare tra 15 giorni. Quindi ci sarà un momento di transitorio iniziale dove inizieranno a tracciare e alcune storie saranno incomplete, ma nel giro di una settimana, 10 giorni, nel momento in cui le usiamo, questa roba va a regime.
Dal punto di vista dove stanno i dati, ci sono degli approcci che sono più distribuiti, cioè tengono le storie sui device, poi le trasmettono criptate, ci sono delle chiavi per sbloccarle, piuttosto che invece versioni centralizzate dove i dati sono criptati ma sono tenuti al centro. Ci sono diversi approcci. A seconda di quanto vuoi essere più o meno stringente sui temi di privacy. Alcuni se li tengono a bordo telefono, criptati, altri li mettono al centro, quelli che li tengono a bordo criptati poi vengono usati soltanto su autorizzazione del cliente, quando effettivamente, dell'utente, quando devi effettivamente scoprire se ci sono le persone contagiate. Ci sono diversi approcci, non ce n'è uno solo. A seconda di come muovi lo slider, no, più vuoi essere avanzato come funzioni e vuoi essere veloce, più magari devi pagare un prezzo o comunque allentare qualche vite dal punto di vista privacy. Ci sono varie opzioni. Adesso delle varie tecnologie viste, adesso credo che questo si possa dire perché sono cose open. Ci sono diverse opzioni che sfruttano la crittografia, la codifica delle informazioni, il posizionamento delle informazioni sui diversi dispositivi che vanno in un senso o nell'altro a seconda dell'effetto che vuoi ottenere o del livello di protezione che vuoi avere. Non ce n'è uno solo. Grazie. Tra l'altro abbiamo anche un'offerta di collaborazione con dei sistemi di tracciatura, droni, e magari poi questo ve le passo per fare una valutazione più puntuale con Tommaso Davi, che ringrazio per la proposta. Passerei la parola a Carlo Alberto a questo punto, no? Molto chiaro, molto stimolante, quello che la tecnologia può fare, che ancora non sta facendo, ma che finalmente sembra che l'intenzione del governo sia quella di andare in questa direzione. Ecco, ti vedo un po' già scettico, però diciamo che nel mondo ideale questa cosa porti rapidamente a delle applicazioni, la prima questa è il passaporto digitale, ma poi anche tutte le altre, no? Cosa dobbiamo aspettarci? Grazie Francesco. Allora, se siete d'accordo, io seguirei una presentazione che parte un po' dai numeri, che ricordo che faccio l'economista e non il tecnologo, anche se ho dovuto immergermi nelle tecnologie, come giustamente ha detto Alfonso. Quindi se tutto mi funziona, provo a condividere il PowerPoint con voi, vediamo se funziona tutto. Spero che si veda Digital Life After the Virus, come direbbe Gigino Di Maio. Si vede? Sì, sì, benissimo. Grazie. Allora, come sta cambiando questa pandemia il modello organizzativo, il modello economico, quindi lo dico a degli executive, dei manager, a degli imprenditori come voi. Direi che passerà, ma non torneremo al punto di prima. Vediamo un po' la fotografia rapida. È la prima volta nella storia economica che io ricordi che abbiamo contemporaneamente uno shock lato offerta e lato domanda. Cioè lato offerta vuol dire interruzione del supply chain, chiusura attività, lato domanda, gente che non ha i soldi non compra e peraltro non può nemmeno comprare. Pensate al turismo, pensate ai viaggi, pensate alle crociere. Questo colpisce aziende e consumatori in termini di incertezza, quindi investimenti bloccati, assunzioni bloccate. E ovviamente avete visto, colpisce anche il valore nominale degli asset finanziari con un rischio di credit crunch che era oggi, in questo momento, è il pericolo finanziario più importante, cioè nessuno incassa e quindi nessuno paga, le aziende vanno in lockdown finanziario, grippano tecnicamente i motori finanziari. Quanto pesa sull'Italia questo lockdown? Allora, intanto il lockdown non è colpa del virus, il lockdown è colpa di una nazione che si è affidata a politici impreparati, inadeguati e incapaci. Non sto parlando solo dagli ultimi, perché palesemente l'impreparazione clamorosa del paese e posso dire purtroppo dell'Occidente si misura in queste cifre. Poi vediamo la differenza con quello che è successo per esempio a Taiwan e in Corea. Allora, le stime, questo Extra Economics, dicono 2 mesi di lockdown costano al paese tra il 5 e l'8%, a seconda se vogliamo calcolare tra il 30 e il 50% del lockdown. Io sono più per l'8-10%, che poi è la cifra che ha detto Confindustria. La ragione è molto semplice, non c'è solo un lockdown nazionale, c'è un'interruzione delle catene globali di fornitura, diciamo prima, no? Pensiamo al tessile abbigliamento, che per l'Italia è importantissimo, noi siamo di fatto il secondo paese al mondo, siamo interconnessi, ma se si fermano
signori, se si ferma le catene, l'effetto è molto più lungo. Ciò detto, è chiaro che non sono né i tessili né, per esempio, le tecnologie, dove è la Germania, l'altro polo europeo. Il vero problema sono i servizi. E invece quella parte è persa completamente. Le previsioni sull'Eurozona danno una recessione importante, nell'ordine del 2,5-3%. L'Eurozona in media. Il mondo farà molto meglio, nel senso che anche, diciamo, nel downside scenario stiamo parlando di -1,2, -1,6 globalmente, quindi invece che crescere al 3 il mondo crescerà all'1,5. Ecco. Però il mondo cresce, signori, il mondo cresce comunque anche nelle previsioni peggiori. La ragione è molto semplice. La Cina si è fermata per 2 mesi, ma si è fermata al 30%, dopodiché è partita. Taiwan, Corea, Singapore, Giappone praticamente non si sono fermati. E quindi vedete anche le differenze. Nel worst case scenario stiamo parlando di 1,6-1,7, nel best case scenario stiamo parlando di qualcosa tra lo 0 e l'1% in buona parte. Quindi posso dirvi, è una cataclisma? Beh, diciamo, se posso dire organizzativamente sì, economicamente forse un po' meno. Quella che paga di più il prezzo è purtroppo l'Italia. In quasi tutte le previsioni noi gli spagnoli siamo quelli che paghiamo di più. Qui vedete le previsioni per i prossimi 2 anni. Un PIL che crolla quest'anno, beh, insomma, diciamo intorno al 6-8%, però poi rimbalza l'anno prossimo perché arrivano i soldi, ovviamente a debito, voglio dirvi questo, no? Arrivano i soldi, l'iniezione del debito pubblico. Giusto per comparare, un'Italia che è proiettata a fare -6, -8, questa è la proiezione per South Korea. Cioè, la Corea quest'anno farà il 2% di PIL in più e la correzione rispetto a novembre è lo 0,3%. Questo è Taiwan, farà 1,5%, le previsioni sono -0,7 rispetto a prima. Questo perché? Signori, il virus è arrivato prima da loro, ma loro avevano un modello organizzativo, una preparazione, una disciplina e, sì, certo, una tecnologia che non ha creato lockdown. In Corea hanno avuto casi paragonabili ai nostri per i primi 15 giorni, hanno avuto 150 morti, noi abbiamo 14.000 morti, cioè 100 volte di più, signori. Taiwan, penso che non siano arrivati nemmeno a 50 morti. Taiwan ha reagito in 24 ore. Il primo di gennaio Taiwan era già in codice giallo, è passato in codice rosso 3 giorni dopo. Quindi non mi dite che il virus causa la recessione, non mi dite che il virus uccide. È la stupidità e l'incapacità degli uomini che uccide. L'Italia ovviamente è la più impattata anche perché noi abbiamo una quota di servizi comunque importante, in particolare pensate a ristoranti, hotel, ricreazione, cultura. Ciò di cui andiamo orgogliosi, in realtà oggi è una debolezza, no? Le crociere, clothing and furniture, cose che ovviamente potranno venire recuperate. Non è che uno, diciamo, il rinvio di 3 o 4 mesi può cambiare radicalmente, però quel genere di consumi ovviamente impatteranno notevolmente. La parte più importante, dicevo, sono i servizi. L'Italia è il peggiore di tutta l'Eurozona in termini di servizi. Vedete qui le previsioni, stiamo parlando di un PMI, cioè un indice di previsione degli acquisti con, diciamo, cifre che si dimezzano, cioè meno 30, quindi rispetto al 50 che è standard, che è stabilità, qui stiamo parlando di una cifra spaventosa. E per esempio, ciò è dovuto all'impatto del turismo, che praticamente vedrà cancellato il primo semestre, se va tutto bene. Noi abbiamo un turismo che pesa il 14% sul PIL, in linea con la Spagna, però, è come dire, capite che per noi è importante. Non è solo turismo, è anche cross-border. Noi, per fortuna, su questo siamo meno esposti, per esempio, di posti come il Belgio, la Croazia o la Slovacchia, che hanno quote di cross-border più elevate. E qui, anche qua, cioè, noi abbiamo sospeso Schengen, non soltanto. E quindi quando Alfonso vi parlava della necessità di una tecnologia interoperabile, io ci aggiungo un elemento: noi abbiamo bisogno del GSM, del Digital Passport, perché fare il Digital Passport solo in Veneto, cosa che avverrà, perché saranno i primi a farlo, ho capito, e dopo il mincio e dopo il tagliamento cosa facciamo? Fermiamo il nemico sul Piave, dall'altra parte, che sia una caporetto organizzativo è chiaro, che però non si possa fermare un nemico su nessun fiume è altrettanto chiaro. Quindi cosa possono fare le politiche monetarie e fiscali? Beh, non aspettatevi la manna dal cielo, perché sullo supply
non è che la banca centrale stampa i rigatoni o le macchine per il taglio da laser, no? Possono intervenire sulla domanda, dare un po' di soldini, cosa che è il sogno bagnato di ogni populista, no? Abolire il lavoro e dare soldi a tutti stampandoli. Qual è il problema? Però il problema è che l'incertezza non fa investire, non fa comprare. E quindi il mercato finanziario è in difficoltà, anche perché gli viene chiesto uno sforzo importantissimo, lo vedete qua, di garantire la copertura del credit crunch. Le banche sono esposte, perché se non fanno trasmissione a valle della politica monetaria della BCE, tutte le cose che può fare la BCE non arrivano poi alle imprese. Quindi avere banche sane, solide, efficienti, veloci, è essenziale per evitare il rischio del credit crunch. Ecco, buona fortuna all'Italia, perché l'Italia non ha esattamente le banche più efficienti, veloci e digitali del mondo. Ce n'è qualcuna ben strutturata, ma purtroppo la gran parte sono ancora piccoline, analogiche e non efficienti. In generale la politica governativa in Italia è classica, no? In alto a destra trovate la Germania, che ha fatto una ampiezza di risposta fiscale amplissima e ha messo sul tavolo il 30% del GDP. Cioè un piano spaventoso in termini di numeri. Qual è il problema? Che lo abbiamo fatto anche noi, solo che i soldi noi non ce li abbiamo. E quindi gli dobbiamo, noi promettiamo mari e monti, ma non abbiamo i mari sicuramente, monti ce l'avremmo anche, ma forse è il caso di, per adesso, di tenerlo in bocconi. Sta roba non deve uscire da questa conversazione, mi raccomando. Sei registrato, mi stai già chiedendo il video. Ovviamente tutti i miei omaggi al mio presidente, a cui voglio tanto bene. Mi avete fatto prendere il filo, cavolo. No, ecco, qual è il risultato? Che finiamo, diciamo, nel fango, non mi fate citare altre forme, diciamo, di residui organici. Perché? Perché ovviamente abbiamo meno PIL e più debito. Cosa succede quando numeratore e denominatore si divergono? E succede che questo paese ha uno spread che sta in piedi con lo sputo, perché ovviamente c'è la BCE che tampona. Se no avremo uno spread a 300-350. Vi ricordo peraltro che lo spread a 350 se l'abbiamo avuto a maggio dell'anno scorso, perché se poi fate stupidaggini quando andate a votare, anche voi ragazzi, non è che poi scegliete degli imbecilli, è chiaro che il prezzo dell'imbecillità poi lo si paga, no? Quindi adesso la prossima volta cercate di non fare cazzate, ok? Quindi chiudo la mia introduzione, che come capite è, diciamo, leggermente polemica, però Cecco lo sa benissimo che io faccio la belva il sabato mattina su Radio Capital, perché ci hanno cacciato da Radio 24 perché eravamo troppo belvici, e vi devo dire che it takes two to tango. Allora, lo citava prima molto bene Alfonso, it takes the hammer and it takes the dance. Allora, the hammer of public policies, specialmente quelle occidentali, sono martellate non dico dove, diciamo così, e non solo sulla curva, ma sono martellate, diciamo, sui denti di un'economia fragile, ma sono martellate inflitte per tardiva reattività, per negazionismo, per impreparazione, per incapacità a leggere i dati, per tutti gli attributi negativi. Guarda che non mi riferisco solo al nostro governo, perché se pensate a Trump o a Boris Johnson, non è che siamo in situazioni molto migliori. Cosa dobbiamo fare noi che siamo micro, non nel senso di piccoli, no, ma micro economici, cioè ci occupiamo di imprese, organizzazioni, processi? Dobbiamo ballare anche noi. We have to dance with the supply chain. E questo è l'articolo che ha citato Alfonso e che sta nella vostra chat come riferimento. Allora, martellare la curva non è sufficiente. Bisogna imparare a danzare su una linea che mantenga un equilibrio tra contenimento dell'epidemia e ripresa della vita sociale ed economica normale. Se non facciamo questo, e quindi se non facciamo quello che ha detto Alfonso, e che vi spiegherò rapidamente nei dettagli, finiamo come dice l'Imperial College, cioè vedete, i quadrati blu, i rettangoli blu sono i lockdown chiudono la curva dell'epidemia, ma se riapri bastano 2 settimane e sei di nuovo, invece che fare the dance, fai the tarantella, perché vai avanti anni a ballare avanti e dietro. Palesemente sta roba non si può fare. Attenti, non si può fare neanche se ci affidiamo solo alla tecnologia, ma non facciamo modifiche organizzative nel modo in cui prendiamo i treni, nel modo in cui facciamo entrare le persone nei negozi. C'è molto da fare. La tecnologia è un abilitante, ma non è un risolutore. Questo è un lavoro fatto da MIT che dice, attenti, che se anche usiamo il contact tracing e quant'altro, ma non mettiamo in integrazione i processi che ha detto prima Alfonso, cioè yes, trace, but also test and treat, invece che la tarantella faremo i Twin Peaks, ma alla fine rimbalziamo, finché non otteniamo probabilmente a quel punto una immunità di gregge.
Ciò detto, che bilancio possiamo trarre da questa situazione? Beh, lo vedete lì sotto, no? Guardate dove sono Giappone e Corea, sono a 100 casi al giorno, 100 signori, okay? Noi siamo ancora oggi a 5.000 casi al giorno, Stati Uniti sta arrivando a 20.000 casi al giorno, per farvi capire, Giappone meno di 100 morti, da noi 14.000, e il resto dell'Europa è quello, giusto per capire poi le risposte, perché non è che il virus è diverso in Corea e da noi, sono diverse le teste, le organizzazioni e i processi delle persone. Ripeto, non è il virus che uccide. Il virus uccide pochissime persone se la società, l'organizzazione, la politica sono preparati. Quindi, per favore, è giusto piangere i morti, ma vi prego di ricordare tutto questo ai vostri figli, perché la responsabilità di questa roba qua qualcuno la deve prendere, e se non se la prende gliela diamo sicuramente. Per farvi capire il principio di comparazione, quella a sinistra è la Corea, quella a destra è l'Italia, lo vedete, la Corea, il grafico quello sotto, no? Effective reproduction rate, come vedete è scesa sotto la linea tratteggiata, vuol dire che non si sta più riproducendo, noi siamo decisamente ancora sopra. Questi sono gli ultimi dati verso il 20 di marzo, quindi mancano ancora, ovviamente da noi scende e scenderà, ma ci vorrà ancora del tempo. Le closures, allora, intanto ricordo a tutti che in Corea, in Taiwan, Singapore, Giappone non ci sono state closure. In Cina c'è stata closure del Wuhan, 56 milioni di persone, c'è stata una parziale lockdown, ma limitato all'attività domestica, di altre 180 milioni di persone. Voi dite, sono 220, UKP e gli altri 1.200.000 hanno continuato a lavorare quasi normalmente, tant'è vero che la Cina è fondamentalmente tutta riaperta, anche Wuhan progressivamente sta riaprendo. Noi abbiamo chiuso il 100% della nazione e lo abbiamo fatto in ritardo, male, male anche. La ragione è molto semplice. Il contagio, questo è un paper apparso su Science di un amico, per la verità un genio italiano, si chiama Luca Ferretti, che ha fatto secondo noi il lavoro migliore al mondo nella mappatura del modello matematico. È un normalista di Pisa, è un fisico in realtà. Questa curva ci sta dicendo che se aspettiamo troppo, days, i processi trasmissivi di questa bestia sono per due terzi presintomatici, asintomatici o ambientali. Quelli sintomatici, cioè quando uno tossisce o sternutisce, sono solo un terzo, cioè 0,7 su 2. Tutti gli altri sono presintomatici. Quindi aspettare di vedere uno che ha la tosse, il raffreddore e la febbre vuol dire intercettare un terzo delle infezioni. Capite che la tecnologia, capite che l'approccio, per esempio, della Lombardia è un suicidio? Mentre l'approccio del Veneto, pur incompleto, ha dato risultati completamente diversi. E qui, come dire, the matter of the fact. Quindi faccio vedere invece l'esempio, magari poi salto a una simulazione. Questo vi lo raccomando perché c'è un motore sotto fatto da Luca Ferretti. Quella riga nera che vedete lì è il borderline della epidemia ferma, area verde, oppure che riparte, area rossa sotto. Vedete qui con un modello matematico molto chiaro che non basta isolare il 100% dei casi, la scissa orizzontale. Guardate, quella curva non incontra la scissa. Quindi anche col 100% di casi positivi isolati, io ho bisogno comunque almeno del 40-50% dei quarantinati contatti, cioè di chi non è infetto ma potrebbe esserlo. Se non lo metto in quarantena rapidamente, io non salgo su quella curva, e questo è determinato dalle caratteristiche epidemiologiche di cui parlava Alfonso prima, cioè tempi di contagio estremamente rapidi e in modalità presintomatica. Se non abbiamo la tecnologia che praticamente azzera i tempi di risposta tra il momento di certa positività e il momento di isolamento e intervento, noi non saliamo su quella curva. Io vi farei vedere la simulazione, ma forse non serve. Se sposto il cursore che sta in alto a sinistra, cioè hours from symptoms, lo vedete? Se lo sposto da 0 ore, dove è adesso, a, non dico tanto, è 48 ore, quella curva che vedete lì si alza e l'area verde diventa piccolissima. Fate conto che oggi la European Center for Disease Control, diciamo l'OMS, raccomanda il contact tracing manuale, e per fare un caso di contact tracing manuale, ammesso di avere 3 persone a tempo pieno a disposizione, ci vuole 12 ore. Potete immaginare cosa vuol dire farne 100.000, quante persone servono e quanto tempo serve per fare il contact tracing, posto che gli devi chiedere, magari uno è intubato, gli dici, mi dici 14 giorni fa chi hai visto, dove, col numero di telefono? Potete immaginare.
qual è il risultato? È molto chiaro. Non la fermi. Che cosa stiamo facendo quindi? Stiamo studiando, poi non possiamo dirvi dettagli, ma stiamo studiando questo modello che peraltro hanno proposto gli amici di Oxford, no? Quindi Luca Ferretti e i suoi colleghi. Stiamo parlando di italiani geniali, signori. Guardate, su questa roba qua, paradossalmente, il team italiano è arrivato, forse perché ci siamo scontrati prima. Quando dico prima, attenti signori, non dico il 22 di febbraio. Alfonso e io siamo amici di Roberto Burioni, il quale ci ha scassato i maroni a partire da metà di gennaio dicendo guardate che sta roba qui è pesante e io da virologo non ho mai visto niente del genere. Quindi abbiamo cominciato a guardare paper, dati, molto prima. Questo qui è uscito verso i primi di marzo, noi eravamo comunque già sul pezzo, ve lo devo dire con estrema chiarezza, a rompere i maroni alla politica, che non ci ha dato retta per un bel mese e mezzo, per proporre questo schema. Questo schema fa vedere che il soggetto A passa da casa al treno, al lavoro e poi torna a casa. Se diventa infetto il giorno dopo, day two, ovviamente a quel punto parte un segnale istantaneo a tutti i contatti di prossimità e un segnale di distancing agli altri un po' più nearby. Ecco, questo in estrema sintesi è quello che succede con un processo di contact tracing. Ovviamente bisogna decontaminare il treno, la casa e la fabbrica, non basta dire chiuditi in casa e fine. E questo c'è per esempio il tema della localizzazione di cui parlava prima Alfonso. Il Bluetooth è delocalizzato, non è localizzato, è una posizione relativa, non assoluta. Potrebbe servirci un dato invece assoluto, perché se la contaminazione è avvenuta in un treno, io devo disinfettarla e decontaminarla, altrimenti quella roba procede. Vi ricordo che un bel 15% dei contatti, dei contagi avvengono per via ambientale. Quindi il wifi non viene tracciato? Le tecnologie di controllo possono essere quelle che volete, wifi, bluetooth, ce ne sono quelle che volete. Il wifi è localizzato, no? Il wifi è localizzato, bisogna vedere se l'abbiamo attivato, però il wifi bisogna vedere se ce n'è uno in zona, mentre bluetooth è una dotazione. Certo. Quindi, come vedete, il mix non è proprio, cioè, there is no silver bullet. Questo è come funziona la roba di Singapore, è giusto? Singapore si scarica, Singapore è tutt'altro che privacy oriented, perché devi mettere il numero di telefono e devi farti identificare, dopodiché ti tieni in tasca il telefonino, se ti avvicini più di tot viene registrato localmente, quindi non c'è violazione della privacy, non viene tracciato nessuno, signori. Semplicemente quando questa storia del tracciamento è sbagliata, il mio telefonino registra gli altri telefonini, non le persone, gli altri telefonini che sono stati in contatto. Quando uno di noi viene trovato positivo, il suo telefonino, tramite l'autorità, segnala agli altri telefonini il rischio, quindi gli dice mettetevi in contatto, perché se non lo fate, violate la legge, non tanto la tecnologia. Quindi non c'è nessun tracciamento, signori. C'è un alerting determinato dalla storia dei contatti. Quindi quelli, quando vi parlano di sorveglianza, tracciabilità, vi stanno dicendo delle cazzate. Perché qui non c'è nessuna tracciatura, c'è una cronologia dei contatti individuali anonimi che viene attivata solo in caso di positività. Poi è chiaro che in Cina se ne fregano e controllano tutto, ed è anche chiaro che non possiamo escludere che in Italia decidano di fare un modello ispettivo e decide la politica. Quello che vogliamo dirvi è che la tecnologia ha tutta la gamma di fattori, e dire che questa è tracciatura o sorveglianza è una falsità. Lo decide la politica se è sorveglianza o tracciatura. Non prendiamocela con la tecnologia, facciamo lo sforzo perché se è il caso non lo sia, no? Poi dopodiché, se la politica decide di metterci droni sulla testa, va bene, cioè, da cittadini faremo le nostre valutazioni. Come fa a calcolare il rischio? C'è una formula matematica, l'euristica di cui parlava prima Alfonso, che associa il numero dei contatti, la distanza, il tempo di soglia, la curva epidemica. Questa roba qui non è che è scritta sulla pietra, dobbiamo ancora scoprirla, ragazzi, perché ci sono un po' di ricerche su centinaia di persone, ma questa formula la scopriremo solo vivendo, come dice un grande filosofo, che non so se era Ron o qualcun altro. È chiaro che a quel punto ricostruire il contesto dei contatti è la grande sfida. Lì sopra ci vedete gli omini con la distanza, alcuni sono identificabili, altri no, perché non tutti avranno il telefonino, non tutti saranno identificabili. Diceva prima giustamente Alfonso, non è necessario che siano tutti per spezzare le catene di contagio. Ce ne bastano 50-60%? Certo che però siamo borderline, come avete visto dalla curva. E quando parliamo di contatti, attenti a ricostruire le coppie,
non è sufficiente, dobbiamo ricostruire il grafo sociale delle interazioni per capire se è un contatto accidentale o se è un contatto, un conto è uno che passa per strada e mi trasmette il virus e un conto è un professore che entra in aula e contamina tutti gli studenti. È ovvio che il contesto è diverso, no? Non è che mando solo gli allerta, capisco che per esempio quell'aula è da sanitizzare. E lì vedete sotto un esempio di rappresentazione topologica dei... Queste cose sono tutte prese dalla letteratura scientifica per farvi capire dove si sta lavorando su questo. Quindi poi si ricostruisce l'albero delle infezioni, questo è un esempio anche qua, non è quello che stiamo facendo. Niente di questo che faccio vedere è tratto da quello che stiamo facendo adesso. È tutta roba pubblica presa dai paper scientifici. Vi facciamo vedere, come dire, lo stato dell'arte della scienza su queste cose, perché la SARS è stata 17 anni fa, signori, l'Ebola è stata 4-5 anni fa, non è che stiamo parlando di una cosa nuova. Siamo noi occidentali che ce ne siamo fregati. Questo va detto con estrema chiarezza. Questo è un esperimento fatto in Inghilterra. Questo è l'esempio delle relazioni fatte con i telefonini. Questi sono tre giorni di mappatura delle interazioni in una città inglese fatte per simulazione. Per farvi capire la complessità, stiamo parlando di 100 persone, non è che stiamo parlando. Questo per farvi capire, potete immaginare 60 milioni di persone, il livello di complessità, di dati, della capacità di calcolo. Altro che, come dire, l'app. Signori, chi parla dell'app probabilmente pensa che Facebook sia un'app, no? O che Amazon sia un sito e-commerce, ecco, cioè, non so come dire. Palesemente, quello che vede sui giornali nel 99% sono fregnacce, perché il giornalista si ferma veramente, come dire, alla superficie. Questo è quello che fanno in Singapore, dove se ne fregano un pochino della privacy e sono sempre anonime, ma c'è una mappatura geolocalizzata. Però, ragazzi, Singapore è una città. In compenso, lì si sa dove si sono verificati i casi, no? L'aeroplano, la chiesa, lo stadio. Fare questo lavoro non è inutile. Fare questo lavoro, lo vedete dalla curva del modello, sono 6 zone della Cina, le curve interpolate sono la simulazione del modello, i punti neri sono i casi riportati. Un modello di contact tracing fatto bene digitale consente di prevedere con estrema precisione, lo vedete dall'interpolazione di R-quadro, l'evoluzione del cose. Quindi se la possiamo prevedere la possiamo fermare. E questi sono dati fatti su migliaia di modelli in Cina. In Cina, come dire, sono andati un po' con l'accetta, come capite, perché lì il concetto di privacy non c'è e sono andati con carte di credito, videocamere. Quindi qui vediamo il massimo ottenibile, diciamo, fregandosene della privacy. E il massimo ottenibile, come vedete, ha un R-quadro da 0,95 a 0,98. Meglio di così non saprebbe cosa fare in termini statistici. No? Qui siamo al Digital Passport. Allora, questo documento lo abbiamo fatto io e Alfonso, di fatto. Vi fa capire il concetto. Lì ci sono al centro ci sono i colori. White è il... White è l'immune, no? Quello che è già stato guarito e quindi può circolare. Black è quello che sta al Camposanto, in mezzo c'è tutto il resto della vita. Green è il giovane 25enne che probabilmente se la becca gli passa in una settimana. Yellow è quello un po' più a rischio, orange è quello che sta a casa, red è quello che sta in ospedale. Qual è il concetto? Arrivare a dare un passaporto sanitario digitale che consenta la riapertura dentro a quali contesti? Li vedete in alto. Contesto sociale, contesto comportamentale, contesto sanitario, che ovviamente modificano dinamicamente questo profilo. Se dobbiamo riprendere a lavorare, ma non dico come i marziani, semplicemente come fanno da sempre a Taiwan, a Singapore, in Giappone, ormai in Cina, in Sud Corea, perché questo è quello che succederà, signori. Ci sono le mascherine, ovviamente, ci sono social distancing, ma hanno forme diverse, diciamo così, di questo digital passport. Perché per entrare, che ne so io, in un treno, oggi ti chiedono il biglietto, e oltre al biglietto ti chiedono il tuo stato. Perché se sei green, sali su tutti i vagoni. Se sei yellow, ti mettono magari in un social distancing più grande. Ma intanto per viaggi, spiego? Allora, questa roba qui, che non sto a spiegarvi nei dettagli, è il risultato di test biologici a destra, che ovviamente devono certificare, se, per esempio, se sono ammalato, sono red e orange, e va bene, no? Se sono white, vuol dire che sono immune, no? White sono due tipi, gli immuni e i pastori sardi del genere argento, che sono 6 mesi che non vedono esseri umani, se non pecore.
Allora, a parte questi due casi, tutti gli altri sono in mezzo. Sopra ci vedete l'integrazione con il back-end organizzativo, e cioè in che contesto sociale devo lavorare, sono un viaggiatore o sono uno stanziale, ho un'età di un certo genere o dei sintomi di un certo genere, questo ovviamente produce un profilo. Questo è il lavoro che sta facendo Veneto, perché ci stiamo lavorando e Veneto, diciamo, sta arrivando piano piano, anche perché il Veneto ha già tutto il back-end sopra. Voi quando avete i risultati del Veneto, non è perché i veneti hanno l'anticorpo più grosso. I veneti hanno avuto la fortuna di una politica con tutti i suoi difetti e un team scientifico che ha lavorato in forte coordinamento e una struttura sanitaria che ha reagito, non dico correttamente, ma decisamente meglio degli altri. E il risultato si vede. Il Veneto ha esattamente quello che io e Alfonso volevamo proporre e che non è stato accettato come concetto, cioè l'integrazione fra i database, diciamo, istituzionali, dall'INPS, ecco, lasciamo stare l'INPS perché non è il caso, ma diciamo, che ne so io, il dato degli ospedali, che danno il quadro, per cui il quadro dei rischi di base, con un test mirato per capire il livello di rischio. Quello che c'è, per esempio, a Voa Euganeo. Ecco, questo è il quadro per poterci consentire di... però attenti, Digital Platform cosa serve? Serve a fare quello che abbiamo fatto dopo l'11 settembre 2001, signori. Ripensare gli aeroporti. Quello che dovremmo fare, e vi lascio questa eredità, è ripensare la vita come se il mondo fosse un grande aeroporto. Perché fino a che troviamo un vaccino, dovremo accettare vincoli agli spostamenti e quant'altro. Il Digital Passport è il documento di check-in dinamico che ci consente di adottare spostamenti. Questa cosa ovviamente verrà articolata in diversi contesti. Qui ci vedete un esempio di classificazione. Quante persone vedo in casa, household, quante della mia extended community, quanti durante i trasporti, quanti work, school, retail, commerce, social activities, quali sono gli attack rate, cioè il livello di contagiosità di questi diversi aspetti. Tutto questo deve comporre che cosa? Una serie, lo vedete qua, di possibili interventi. La fever clinic, la teleassistenza, il social distancing, la restrizione dei trasporti. Vi faccio vedere una roba puramente ipotetica di rappresentazione, ma è solo per farvi capire che il dato micro che viene raccolto non serve soltanto ad avvertire l'ammalato, serve alla base dell'organizzazione sociale che dobbiamo affrontare e che richiede disciplina, processi, tecnologia, logistica. Chiudo dicendo, cosa pensano gli italiani di questa roba qua? Questa è una indagine SVG dell'altro giorno. Pensano che potrebbe durare più di 3 mesi, ma sperano che non sia più di 3 mesi. Il sentimento più grande è l'incertezza. Direi che è esattamente quello che trasmette il governo, che cambia idea ogni 24 ore. Però, come vedete, c'è speranza, poi c'è vulnerabilità, poi c'è paura, c'è un po' di tutto. C'è un 1% della gioia, adesso qui voglio proprio conoscere quel signore lì, diciamo, probabilmente aveva problemi con la famiglia. Auli. Le limitazioni che sono imposte sono qui, io questa cosa mi fa ovviamente, diciamo, andare su tutte le furie. C'è il 90% degli italiani che condivide le limitazioni, io sono furente per avere dovuto subire un lockdown che si poteva e si doveva evitare. Peraltro è qui un'altra cosa, da un lato diciamo positiva per la compliance, dall'altro terrorizzante per un liberale: il 63% degli italiani è d'accordo a cedere la privacy. Ora, cinicamente devo dire meno male, ok? Diciamo che però mi spaventa, perché se di fronte a questa situazione accettiamo così d'amblè di ridurre la privacy, vi devo dire, da liberare, non è un bel segnale. Poi, primo, essere pragmatico e orientato alla soluzione del problema, ovviamente siamo io e Alfonso, che con tutta onestà abbiamo detto che la privacy non può essere un vincolo insuperabile, se no, come dire, invece che contare gli articoli del GDPR, continuiamo a contare i morti. E quindi, francamente, non si può fare. Però, per dirvi cosa si aspetta la gente... accetterebbe 74% dei droni, 67% può accettare il controllo dello spostamento, quindi molte delle fisime dei puristi della privacy francamente non sono condivise dal resto d'Italia. Una cosa importante, poi chiudo, tecnologia. L'83% non ha imparato in una settimana a usare l'internet, però c'è un 17% che ha nettamente migliorato la capacità di comunicare virtualmente con altre persone. Avete visto, i dati dell'e-commerce sono esplosi, stiamo parlando di 130% in più e con saturazione della capacità. L'attività lavorativa, questo è importantissimo, vuol dire ridisegnare buona parte dei processi di lavoro.
La sufficienza delle tecnologie la prendiamo, ma non è una sufficienza piena, perché comunque la carenza di banda larga si sente. Questa è una battaglia che Alfonso fa da 20 anni, inascoltato, e stavolta spero che gli diano retta, e la faccio anch'io, diciamo, magari con un focus diverso, ma questo è quanto. E qui finalmente, prima volta che lo vediamo, 65% d'Italia che vuole la banda larga su tutto il territorio. Era ora, cioè ci è voluto il virus. Vedete che non tutto il virus viene per nuocere. L'altra cosa è che paradossalmente a guadagnare sta roba qua sono i grandi big della tecnologia, i quali escono come quelli più affidabili, che funzionano sempre e che comunque risolvono i problemi. Non ci sono ancora gli Zoom, i Teams, ma diciamo questo è il quadro. Alla fine le Amazon, le Google, aiutano la qualità della vita della gente più dei proclami del governo. È importante capire questo principio, perché è lo sdoganamento di un modello che è stato spesso demonizzato e che in realtà poi quando vai a vedere la vita quotidiana dici, però saranno anche stronzi quelli di Facebook, però intanto, ci consentono di fare cose straordinarie, per esempio vedere la conferenza stampa diretta del nostro Presidente del Consiglio. Capite che sono contributi all'umanità irrinunciabili. Chiudo, dai. Cosa fanno le imprese? Le imprese fanno animal farm, ce ne sono tante che sono dei bradipi, per cui hanno l'impatto immediato, ma la loro preparazione è minima. Ci sono le volpi che hanno impatto immediato e sono molto rapide a muoversi, ci sono gli orsi che con calma si svegliano dal reparto e sono dal targo, e ci sono le formiche che erano preparate e sono pronte. Ecco, cercate di capire dove siete voi e dove sono le vostre imprese e dove vorreste essere, perché poi il tema è un po' quello, no? Vi ricordo anche, per chi invece dà un occhio su B2B, che una ricerca, questa è Ernst Young, uscita proprio pochi giorni fa, e questo è un dato importante, morte di un commesso viaggiatore. Più di 2/3 dei buyers, parlo di B2B e quindi di supply chain, si è reso conto che il rappresentante che viene a fare la commessa ordine, la roba, il fiere, tutto sommato si può fare, non dico a meno, ma largamente in modo diverso. Quindi attenti, questa roba è qui per restare. Non è qui per dire adesso torniamo a farci che ci vengo a trovarti che parliamo del business. Ci siamo resi conto che inquiniamo di meno. Taci che stavolta forse mettiamo a tacere anche Greta Thunberg e direi che è un gran bel risultato. Okay? Abbiamo tutto sommato più produttività, perché questa è un'idea. Dopo un crollo della produttività nei primi giorni, ho alcuni dati tedeschi che mi dicono che il numero di righe processate, tra virgolette, è salito del 40%, perché non abbiamo i tempi morti. Quindi dipende poi dal contesto, ovviamente dobbiamo fare muratore in online, ma penso ai lavori di concetto, e stiamo parlando di una domanda che sta cambiando, di un'offerta che forse non l'ha ancora capito. I livelli di rischio sono diversi, ovviamente, ce ne sono alcuni di taglio legale, alcuni di taglio finanziario, alcuni di taglio strategico. Questa è sempre, viene, non so, da qualche consulenza, McKinsey, anche qui, vi fa capire che comunque non è che si può reagire su tutto subito, bisogna scegliere delle priorità. Il consiglio che vi do invece è questo, una bella task force per la bestia. E la task force deve fare però tutto, deve essere interdisciplinare, quindi deve fare workforce management, l'organizzazione, la sicurezza delle persone, il loro modo di lavorare, la loro serenità, primo obiettivo. Poi i clienti ovviamente, customer brand protection. Finanza, short term finance, ovviamente supply chain management, e poi ragazzi non ti togliamo di torno gli avvocati. Io speravo in un virus selettivo che sterminasse gli avvocati, ma diciamo purtroppo non è così. Quindi dovendo tenerci gli avvocati, che sono peraltro compagni di vita, è più di qualcuno che lo so, lo faccio apposta, gli voglio bene ragazzi, vado anche in bagno senza l'avvocato, chiedo posso? Posso? E ovviamente gli avvocati, cioè, se c'è una cosa chiarissima, che avranno un sacco di lavoro, quindi non è vero che questo shock vale per tutti. Qualcuno rimane più scioccato di qualcun altro. Mi fermo e aspetto volentieri le vostre domande. Grazie ragazzi, è stato un piacere. Sono qua a vostra disposizione. Grazie Carlo Alberto, sempre la belva anche fuori dalla radio. Ti faccio un paio di domande che sto leggendo sulla timeline. La prima, molto molto pratica. Che tempi immaginate, tu o Alfonso, perché noi cominciamo a vedere effettivamente nei nostri telefonini qualcosa di simile. L'app partirà dal Veneto, partirà a livello nazionale, ci sarà mai? Se ci sarà, quando potrebbe esserci secondo voi? Lascio ad Alfonso. Bravo, sai che non possiamo dire un cacchio, allora lui subito attacca e lascia ad Alfonso. Mettiamola così.
se sì, non c'è da rifare in molta roba, anzi, le tecnologie sono disponibili. A Singapore ce l'hanno già, a Taiwan ce l'hanno, non è che, cioè, non stiamo parlando di una roba da marziani, è più una volontà. Il problema è giuridico? Il problema è che serve un qualche decreto? No, secondo me devono decidere di farlo, come farlo, e poi una cosa che sia io che Carlo Alberto abbiamo ripetuto è che non è semplicemente il mettere in esercizio l'app. Esatto. Cioè è un mosaico in cui ci sono 3-4 tasselli chiave. Un tassello è la parte tecnologica, cioè sta app deve esistere, deve funzionare, deve essere installata, deve essere precisa, deve essere integrata con i sistemi di back-end, quindi c'è un pezzo di tecnologia. Però ci deve essere poi la struttura sanitaria che è capace di fare follow-up su tutto ciò che è collegato all'utilizzo dell'app, perché per esempio c'è da fare la taratura continua dei parametri delle euristiche. C'è da fare in modo che poi, appunto, nel momento in cui c'è qualcuno che dice: ah sì, la mia app è andata in alert, dove vado? Chi è? Andiamo come abbiamo fatto tutti ai pronto soccorsi, impestando medici e infermiere? Adesso qualcosa è stato già messo a posto, dobbiamo fare in modo che diventi un processo organico. So che parlare di processi organici in Italia è una cosa difficile, ma va previsto. C'è tutto il tema, i dati dove li mettiamo? Stanno sul cloud da qualche parte, vanno sull'infrastruttura italiana. Ci sono degli elementi che non sono, diciamo, fantascientifici, sono cose che si possono fare in breve tempo, bisogna decidere di farle. Non credo che ci siano dei major obstacles per cui ci vogliono 6 mesi per fare qualche cosa. Bisogna decidere e fare follow up sulle decisioni. C'è un'altra domanda legata all'app, che è il digital divide. C'è una buona parte della popolazione che è veramente in difficoltà con questo tipo di interfaccia, insomma, no? Per cui... Ma sì, ma queste... Allora, queste ecco, avete stimato questa cosa qui? Allora... Resteranno chiusi fuori, cioè tagliati fuori dai servizi? No, allora, a parte che queste applicazioni sono molto semplici, non è che fanno delle cose sconvolgenti. Adesso ci sono... Parliamo di cose che esistono già, così non teniamo in ballo, stiamo fuori dal discorso della Commissione. Il Trentino ha appena messo in esercizio, appena distribuito, delle app per fare telemedicina. Adesso questo non è contact tracing, però sono per certi versi molto più interattive, perché c'è un dialogo tra... Molto più difficile. Certo. No, dal punto di vista dell'interazione sono più Francesco, che guarda devo... che l'app di contact tracing la installi, accendi il telefono e non devi fare niente. Non fai niente, devi solo tenere il telefono acceso. Sì, e ma peraltro non hai neanche bisogno del... i vecchi che non hanno lo smartphone, comunque no, qualcuno resta fuori. Sì, però, no, però come dire, prego Alfonso. No, volevo dire, primo non serve che la ce l'abbiano tutti. Quindi già abbiamo detto sia io, Carlo Alberto, è sufficiente che ci sia una certa quota, una certa percentuale di persone che lo utilizzino. E oggi lo smartphone, diciamo, le persone che non siano un infante... Basterebbe gli smartphone esistenti, insomma, a garantire poi... Sì, ma quello inoltre nulla vieta di pensare anche integrazione di altri smart devices, no? Cioè, voglio dire, si possono pensare, certo, per i bambini, braccialetti, cose... Quindi ci sono altre cose che si possono pensare, magari già usando oggetti che esistono e che si adattano, però non c'è bisogno che siano 100% delle persone già tutte integralmente all'interno di questo sistema. L'importante è che sia una larga parte, che tutti noi abbiamo uno smartphone, è fuori di dubbio, installare un'app e farla partire. Ripeto, è molto più delicata l'app di assistenza domiciliare, perché devi dare dei dati, magari devi attaccarci, che ne so io, il misuratore della pressione, quindi per dare fai il retyping di tutto, oppure devi fare un minimo di mini networking per collegare i tuoi dispositivi allo smartphone. Per il punto di vista del tracing è una roba, l'attacco, ti viene fuori la figurina, struca il Bluetooth, sì, no, nulla di più. Grazie. E un'altra cosa che secondo me è legata a questo, ci sono già in America, tra l'altro, Google si è offerto esplicitamente di dare una mano sul tracing, su attività del genere. Queste piattaforme che hanno già una marea di dati, in qualche modo verranno integrate nel progetto oppure le considerate
totalmente staccate e vi arrangiate solo con i dati che raccogliete direttamente. Se vogliamo, insomma, ci sono dati secondari che possono essere acquisiti dal sistema. Carlo Alberto, o prevedete che sia un sistema chiuso in qualche modo fra i vari database pubblici più le app pubbliche, full stop. Allora, mettiamola così, poi magari Carlo Alberto dice la sua, gli faccio io una battuta, poi lui complementa. Secondo me, ne discutevo oggi con Carlo Alberto, non è che, adesso non so quanti sono quelli che si occupano di sviluppo software nell'audience, però tutti sanno, quelli che si occupano di sviluppo software, è che non è che un'applicazione software si finisce, poi si utilizza, si rilascia in una certa forma e quella è. Qualunque sistema software, c'era una legge dell'evoluzione del software, Manny Lehman, 1970 e qualcosa, dice qualunque sistema software minimamente utile nel corso del tempo cambia per definizione, perché deve rispondere a nuovi requisiti, perché ci sono mutazioni nel contesto, ci sono feedback. Il punto qual è? Che non è che noi mettiamo che il 1 maggio si rilascia l'applicazione, quella è, quella rimane. Il 1 maggio uscirà la versione 1.0, poi si vedrà in base al feedback degli utenti se ha senso integrare o andare a guardare altri tipi di informazione. In una prima fase non penso. Facebook adesso lo stanno usando gli colleghi di Pavia per fare i macro flussi di movimento delle persone, come si fa già con i dati del traffico cellulare, come ha fatto la Regione Lombardia, ma quella è una cosa diversa, è l'analisi dei flussi. Adesso per fare il tracing potrebbe essere utile incrociare alcuni dati per sapere dove eri, cosa stavi facendo, che tipo di ambiente è quello, era una palestra, era una classe, no? Quindi le persone che sono lì erano a contatto, sudavano, babà. Però probabilmente nella prima fase non credo che si possa prevedere l'integrazione di tutto. Allo stesso tempo questi sistemi, nel momento in cui dovranno stare in esercizio per 6 mesi, 1 anno, 18 mesi, non è che resteranno sempre uguali, dovranno necessariamente evolvere anche in funzione dell'esperienza che faremo. Grazie, grazie. Ho un altro paio di domande per Carlo Alberto che vanno a toccare temi un po' forse fuori dalla tecnologia, ma importanti. Primo, che livello di integrazione serve fra questo sistema e quello degli altri paesi che immagino faranno cose analoghe, perché sta cosa abbia senso almeno a livello europeo, se non addirittura internazionale. Ma fate conto che serve il GSM, cioè serve il GSM, non ha senso che ciascuno si faccia la sua tecnologia, ma penso che vi sia chiaro. Non sta succedendo questo, altro. Cioè l'Europa si sta integrando su questa cosa qui? Dunque, posto che l'Europa l'abbiamo svegliata noi, vi ricordo, perché i primi a sollevare questo problema siamo stati noi italiani. L'Europa, solo che con il difetto che noi italiani ci arriviamo prima individualmente, genialmente, perché questo è un fatto, ok? Dopodiché organizzativamente siamo un disastro. Quindi eravamo allineati con i colleghi inglesi e tedeschi per primi. I tedeschi, nel tempo in cui noi abbiamo aspettato che il ministro, non mi dico quasi, ci ragionasse sopra, si sono mossi. Ma l'hanno fatto. Avevano già la... Facciamola così. Aspetta, Carlo Alberto, una cosa la possiamo dire. Carlo Alberto ed io abbiamo scritto una roba dove si parlava di interoperabilità, standard e cose, a parte che l'avevamo già fatto prima in altri lavori, ma su questo tema il 23 febbraio. L'abbiamo scritta e consegnata 20... alla politica. Cioè... Non solo alla politica, anche ad altre tipo di figure, non ci ha fidato di pezzo a nessuno. Quindi sicuramente posso confermare che lo sforzo delle persone che vi parlano, ma non potrebbe essere così, cioè la storia di Alfonso direi parla chiara, la mia non ha la stessa logica tecnologica, però dal punto di vista organizzativo ovviamente è la stessa. Noi abbiamo Schengen, abbiamo un'Europa con pezzi di federalismo già in essere, per esempio libertà di spostamento delle persone, e ovviamente qualsiasi sistema che impedisse tutto questo sarebbe per me illegale, non semplicemente indesiderabile. Quindi non c'è dubbio che faremo una battaglia all'ultimo sangue per garantire una piena interoperabilità, quantomeno europea, e contiamo che sia internazionale. Tra l'altro, uno dei segreti del fatto che il Veneto è così avanti rispetto agli altri è che loro per primi hanno implementato un meccanismo di interoperabilità e integrazione dei dati.
Vi ricordo che noi abbiamo 21 modelli sanitari in Italia, 19 regioni più 2 province autonome. E noi in Italia non abbiamo potere centralizzato sul dato sanitario né sulle operation sanitarie. Quindi, sto per far ricordare, quando parlo di Veneto parlo dell'attore istituzionale che ha poteri effettivi di decisione, perché il Ministro della Sanità, questo è nella Costituzione, signori, no, può dare indicazioni, moral suasion, ma alla fine il dato della cartella medica, signori, sta sui server della regione e la regione è il titolare del trattamento. Oltre a essere responsabile, i miei dati non ve li do. Questa cosa qua la vedo difficile, ma certamente sui miei dati lavoro io e non lavorate voi. Questo non solo lo può dire, ma lo dice e lo sta facendo. Posto che tutti i dati di cui abbiamo parlato prima sono completamente anonimi, l'unico in grado di, diciamo, di de-anonimizzarli e contestualizzarli a livello sanitario è la regione. Il governo non ha la scheda sanitaria di Carlo Alberto o di Francesco. Certo. Ho un paio di domande più politiche e poi direi che possiamo concludere perché abbiamo sforato di mezz'ora la deadline. Politica, insomma, di scenario. Qual è secondo voi, che Europa uscirà da questa crisi, quindi dai Corona Bond in qua? E anche un'altra domanda su, certo, avremmo dovuto agire prima, però fino a che non è stato clamoroso la situazione sanitaria nazionale, avevamo le mani legate da tutti i vincoli che conosciamo, insomma, a livello di bilancio. Quindi cos'altro avremmo potuto fare se non le politiche fiscali? Passo prima a rispondere io, poi risponde l'esplosivo Carlo Alberto, la belva. Certo. Su questi temi non c'era nessun vincolo. L'ha detto prima Carlo Alberto. I piani per le pandemie non costano miliardi di euro, costano intelligenza. La Regione Lombardia 2011 l'aveva messo, è uscito gli articoli sui giornali, non sto dicendo nessun segreto, era stato fatto un piano che doveva essere aggiornato, non è stato né aggiornato né eseguito. In Lombardia abbiamo il cruscotto emergenze interoperabile attivo dal 2015, l'ha fatto Alfonso. Quello di cui parlavo prima. Appunto. Scusatemi, togliamo di mezzo questa storia dei vincoli e non so se qualcuno gli è passato per la testa della cattiva Europa. Non c'entra nulla. È che non siamo stati capaci di fare quello che dovevamo fare. Banalmente, c'era quel libro della Susanna Tamaro che diceva Tamaro, va dove ti porta il cuore. Io voglio fare una parafrasi. Guardo dove metti i soldi. Se i soldi li metti in quota 100 nel reddito di cittadinanza e poi non hai i cruscotti nazionali per l'emergenza perché non fai investimenti in tecnologie... Sì, che costano un centesimo di quella roba lì. Ma anche di meno. Meno, certo, esatto. Serve intelligenza, lungimiranza e io in questo momento continuo a ripeterlo, serietà. Servono persone serie che si occupino delle questioni. Prima ancora che competenti, serie. Allora, questi sono i veri vincoli. L'Europa come ne uscirà? Non lo so, io sono un povero ingegnere, preoccupato per i suoi figli, uno ce l'ho in America in questo momento, potete immaginare come sto. Io credo che il vero tema sia, abbiamo capito che a chiacchiere e bufale non si va da nessuna parte? E che se i tedeschi e gli olandesi sono egoisti, noi siamo una manica di pirla che non hanno mai voluto guardare in faccia i problemi e riconoscerli per quel che sono. Per cui loro si grattino le loro rogne, ma possiamo cominciare noi a grattarci le nostre in maniera seria, senza nasconderci dietro l'alibi di turno? Allora, loro dovranno fare la loro parte, ma noi dobbiamo fare la nostra parte e non nasconderci ogni volta dietro è colpa nostra. Come dice, c'è un bellissimo video di Julio Velasco che io faccio vedere il primo giorno di lezione ai miei studenti. Io insegno al primo anno di ingegneria, al primo semestre, quindi il primo giorno vedono me. Allora, siccome voglio inizio a dirgli le cose, almeno dal mio punto di vista, come stanno, no? Gli dice, guardate, io, l'obiettivo di un professore è dare 30 lode a tutti. Il problema è che se voi mi costringete a non farlo, io non lo faccio. Cioè, io vorrei dare 30 lode a tutti, ma se voi non mi mettete nelle condizioni,
non cercate alibi. E faccio vedere questo video di Velasco, lo trovate su Google, è piuttosto vecchio, c'è un Velasco di 25 anni fa, si chiama La cultura degli alibi. E lui racconta con la metafora della pallavolo, la sua storia della pallavolo, qual è il problema di questo paese e di molti altri paesi, che ogni volta è sempre il problema di qualcun altro. Mai che ci si metta davanti a uno specchio e dire, ma io cosa posso fare? Cosa dipende da me? O è sempre colpa di qualcun altro? Adesso abbiamo speso i soldi per quota 100, mandare mezza sanità in pensione, dopodiché li abbiamo richiamati perché mancavano i medici. Allora, guardiamo a queste cose. Se iniziamo a fare queste cose, poi non la risolviamo in 2 mesi, non in 6 mesi, ma quantomeno iniziamo a percorrere un cammino ben diverso da quello che stiamo seguendo oggi. Faccio solo una battuta. Ieri trovate su Sole 24 Ore Econopoli una mia proposta sugli eurobond, che dice sostanzialmente che gli eurobond si possono fare domani mattina, basta che gli europei accettino, ma tutti, non di fare la carità, semplicemente per esempio di mettere una addizionale IVA flessibile 0,5-1%, in modo tale da essere sicuri di avere un flusso finanziario che li ripaghi. Non c'è bisogno di farlo subito, però bisogna decidere subito che lo faremo, bastano i prossimi 10 anni, e a quel punto puoi mettere fino a 1.000 miliardi di euro bond. Certo, bisogna stabilire un principio per cui la fiscalità è federale. Quanto ci vuole? Beh, dal mio punto di vista 1 minuto. Dal punto di vista di chi preferisce ovviamente avere piena discrezionalità per distribuire soldi e prebende agli amici, tutta la vita. I sovranisti ovviamente sono contrari. Quindi, ancora una volta, il concetto è, lo chiedete a me dove va l'Europa? L'Europa uscirà da questa cosa come è uscita dalla guerra, cioè macerie e ricostruzione. Questo è l'inizio dell'Europa federale, perché è la cosa giusta da fare e la faremo. E quelli che giocano contro perderanno, perché hanno torto loro e hanno torto per i loro figli. E non consentiremo che questo grande dramma sia l'occasione per distruggere quello che hanno costruito i nostri padri, i nostri nonni col loro sangue. Noi faremo battaglia per le strade per far capire alla gente che i virus non si fermano alle frontiere e che la salute è un bene pubblico e dove il concetto di pubblico non è nazionale o geografico. Seneca diceva, siamo onde dello stesso mare. Non so che altro dire. Grazie Carlo Alberto, grazie Alfonso. Non posso che associarmi a questo appello e anche a questa intenzione. Stiamo ricevendo in timeline ringraziamenti da tutti i partecipanti, quindi è chiaro che le persone che hanno stake in the game sentono benissimo questo problema e stanno lavorando ognuno per conto suo nel fare qualcosa per uscire rapidamente. Credo che, sono anch'io ottimista come voi, si separerà il grano dall'olio, per usare un'immagine evangelica, grazie a questa grande crisi che farà vedere chi ha intenzione, perché la serietà è avere l'intenzione di fare quello che si dice. Questa secondo me è la definizione di serietà. Essere seri vuol dire una cosa, avere veramente la voglia e mettere la faccia su quella cosa. Questo penso sarà una cosa necessaria, evidente per tutti. E vi ringrazio ancora per farlo anche a livello cui lo fate voi. Dentro, immagino che non sia semplice stare seduti nel tavolo con altre 60 e rotte persone che spesso appunto non hanno questo tipo di approccio. Tenete duro e vi aspettiamo sui nostri cellulari a questo punto. Grazie ancora. Grazie, ciao. Ciao a tutti, alla prossima. Grazie, ciao. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie mille. Grazie.